Questo bellissimo carciofo oggi ci farà da condimento vegetale a questi bei fusilloni giganti, pasta fresca della ditta Maffei, il pastaio che trovate nei banchi frigo dei supermercati. Metteremo naturalmente un po' di peperoncino, un pochettino scalogno e aglio. E questo bel carciofo che adesso andremo a pulire delle foglie esterne, poi lo taglieremo a listarelle molto fini, soffritto naturalmente, aggiungeremo il prezzemolo alla fine e poi questa bella fetta di pizza dolce, noi la chiamiamo la crescia de Pasqua nelle Marche, ed è la pizza, il dolce dolce, la pizza dolce di Pasqua. Questa è acquistata al forno, ma si fa anche dentro casa con i canditi. Sembra un panettone, ma è decisamente più buono, specie se fatto a casa con i canditi, non quelli industriali, ma i canditi di negozi specializzati, quei bei cedri. È eccezionale questa pizza dolce. Poi c'è la variante salata al formaggio, sempre di queste dimensioni o anche un po' più grande. Ma concentriamoci sui nostri fusilloni e iniziamo la preparazione. Eccoci in padella, pentola per il soffritto. Facciamo un soffritto un po' carichino con aglio e un rinforzino di scalogno. Abbiamo mondato il carciofo, adesso lo facciamo a listarelle, lo mettiamo. Io una sfumatina di vino bianco la amo, dopo saliamo, adesso li facciamo andare coperti in modo che in pochissimo tempo si cuocia. Ecco, già il sugo è pronto, eh? Il carciofo arriva subito a cottura, ci vuole poco una volta che è mondato dalle foglie esterne. Noi lo lasciamo ancora un pelino così, 3-4 minuti che la pasta cuoce e poi li uniremo insieme. Piatto molto semplice, vegetale. Ed ecco la parte finale. Lasciamo riposare. Ed ecco il piatto pronto. Come sempre un buonissimo appetito.